si potesse guardare un film sorseggiando magari un caffè, un tè o addirittura mangiando qualcosa. Invece qui è possibile. È davvero una bella idea che è venuta ai gestori di Spazio Alfieri a Firenze, il cinema dove siamo oggi, che prevede che tutti i mercoledì e i giovedì chi vuole vedersi un bel film possa anche mangiare qualcosa o bere un bicchiere di vino. E che film possiamo vedere? Tutti i mercoledì l'Alfieri dedica un appuntamento speciale dedicato alla musica, al cinema, che è un po' il thread di unione, il fil rouge che identifica la programmazione di questa sala. Se un film parla di musica, sicuramente lo potete trovare qui. Il 9, un'anteprima nazionale, distribuito da Feltrinelli Real Cinema, che è sempre garanzia di qualità. Il titolo del documentario è Muscle Shoals ed è il nome di un piccolo studio di registrazione nato negli Stati Uniti tra gli anni 60 e gli anni 70, dove i grandi del cinema, da Aretha Franklin a Bob Dylan ai Rolling Stones, hanno registrato i loro dischi più famosi. Quindi è ovviamente una programmazione dedicata a chi ama la musica, però non solo. Non solo, perché durante la settimana qui a Spazio Alfieri abbiamo i grandi film in uscita degli autori più noti, spesso in lingua originale, quando la copia è disponibile, ovviamente con i sottotitoli, e anche tanto teatro, perché Spazio Alfieri non è dedicato soltanto al cinema, ma anche agli amanti del teatro. C'è un bel palco con una buona profondità dove già vari artisti si sono esibiti da quando è inaugurato. Però ora ci vediamo un pezzettino del film in programmazione il 9 di aprile. Muscle Shoals. It was pretty funky, you know, that was the whole idea of it. I began to tell them of this great new deal we'd made with Capitol. One of the guys stopped me and said, "We've already made a deal with Jerry. We'll be leaving here." It was war. You're going to hear some of the greatest voices that ever were. Un altro festival in programmazione nelle prossime settimane, assolutamente da non perdere, è quello dedicato al cinema del Medio Oriente. Esatto, dal 9 al 14 di aprile al Cinema Odeon avremo la quinta edizione del film Middle East Now. È un progetto giovane, diretto da due giovani giornalisti, Roberto Ruta e Lisa Chiari, con una passione da sempre per il Medio Oriente. Hanno quindi deciso, cominciando allo Stenzel, quindi una sala più piccola, di portare a Firenze il meglio di questo cinema, con davvero un panorama molto interessante di più di 40 titoli che ci raccontano cosa succede dal punto di vista cinematografico in quella parte di È mondo. un cinema assolutamente di qualità. È un cinema davvero di qualità, che coinvolge tutti i paesi dell'Africa del Nord, dal Marocco alla Tunisia, fino anche alla Giordania, alla Siria, Iran, Iraq, Israele. È un progetto molto seguito e amato dalla città e bisogna dire che da subito anche gli autori lo hanno riconosciuto come progetto di qualità, decidendo di venire a Firenze per presentare i loro film. Ci sono anche delle iniziative collaterali. Molte iniziative collaterali, tra cui alcune molto divertenti. Partiamo dalla cucina. Ormai è tradizione da un paio d'anni al Cinema Odeon, su alcuni film in prima serata è possibile abbinare la degustazione con i cibi tipici del film che stiamo per andare a vedere. Cosa voglio dire? Se siamo in Marocco e il film è ambientato lì, Ci sarà potremmo una cena avere marocchina. esattamente con tanto di tè, lo stesso per tanti altri paesi. Non possiamo svelare ancora tanto perché il programma non è uscito, ma a breve sul sito troverete tutte le informazioni. A proposito di assaggi, quale film ci fai assaggiare per invogliarci a venire a vedere tutti gli altri titoli di Middle East Now? Sicuramente il film di apertura, Omar, del regista palestinese Hani Amouassad, un film che ha avuto due riconoscimenti molto importanti perché ha vinto il premio della giuria alla sezione Certain Regard di Cannes nel 2013 e in più era nella cinquina dei finalisti per il miglior film straniero quest'anno agli Oscar nel 2014. Quindi vediamone un pezzetto. Amir. Poesia. مستحيل احنا نخلي قاتل جندي فالت في بناتنا خاين خاين عملت كل شي عشان تسرق نادية مني دي جاسوس